Allora, praticamente alle chiavi di casa, perché noi non la invitiamo neanche più Milena Mancini, diciamo, Io stiamo mi lì e presento così così. apre, proprio viene qua e Esatto. si siede. Milena Mancini, come stai? Bene, bene, grazie. Ormai Grazie Bari, Venezia, dell'invito. Roma, ci abbiamo tutti, ormai dobbiamo Una fare tutte le miniserie, facciamo una tappe. miniserie la Esatto, tipo Mancini il cortometraggio, Hardcore. esatto, facciamo tipo 6 puntate di 40 minuti l'uni. Senti Milena, tu sei qui alla Festa del Cinema di Roma perché hai ritirato un premio, che già di per sé è un premio, come dicevi, non si rifiuta mai. Se poi c'ha quel nome lì sopra, insomma, diciamo, perché è un premio alla Magnani. Eh sì, il premio Normagnani Tremano un po' i polsi anche col premio Magnani, è stata una grande sorpresa e la cosa interessante che mi ha fatto tantissimo piacere è che davanti c'è scritto per le sue molteplicità artistiche. Penso che c'è stata una riflessione sul tipo di scelte che faccio nel lavoro, nell'arte, che sì, cosa proprio le propongo al scelte di pubblico, progetti. quindi Beh, sì, bello bello. molto, sì. Cosa hai imparato tu da Anna Magnani? So che è una domanda grande, però ognuno poi prende qualcosa, no? Che non si è mai vergognata di quello che era e di rappresentarsi per com'è. Nel senso che era molto diretta, sicuramente schermata, perché poi in quel periodo, sai, le dive erano veramente dive, erano solo loro, Ah, sì. cioè non ce n'erano. E poi ogni intervista aveva un impatto che non Esatto, è come mediatico oggi. enorme, avevano un ritorno enorme, però lei è sempre stata così diretta con tutti e non ha mai cambiato la sua maniera di essere in base alle persone con le quali parlava. Cioè, in tutte le interviste, se tu la vedi o in altre situazioni non pubbliche o pubbliche, lei comunque rimane se stessa, rimane Davvero? se stessa con una sua eleganza che la contraddistingue indipendentemente da come è vestita. Una sincerità Aveva, sempre, io trovo sì. commovente perché ogni volta vedi che no, non c'è filtro, no? Oggi siamo No, abituati ai filtri, anzi esatto. viviamo di filtri praticamente, Sono dai solo social in filtri, giù sono solo solo filtri. assolutamente sì. Poi lei fece, voglio dire, della sua immagine, dei suoi difetti, divenne un'icona per queste cose. Al di là delle scelte artistiche che lei fece, dei film nei quali ce la ricordiamo. Ma Anna Magnani non si è mai vergognata di mostrarsi con le rughe, con le occhiaie, con È la sua vero, verità. è Oggi vero. invece ci Che sono diceva, ci ho messo filtri tanto a appunto. farmene Eh ste rughe sì, che me ne devo non me ne togliete cancellare. neanche una. Aveva Che è bellissimo, ragione. veramente bello. Senti Milan, tu stai lavorando anche a teatro adesso, però sei su due progetti, uno passato che hai scritto e stai portando ancora in giro e uno Sì, il futuro. futuro si intitola Amore, il teorema di Sara. Andrò controcorrente nel raccontare a teatro una Cioè, storia amore d'amore. virgola o amore trattino il Amore teorema? con. Ah, adesso vuoi che te lo spiego? Dovrei spiegartelo a teatro, però in realtà è scritto con dei termini matematici all'interno del titolo. Ti Ah, quindi spiego, è teorema tipo teorema di semplice. Pitagora? Però è semplicissimo perché amore invece di mettere la A normale è rigirata ed è così, ed è il simbolo che significa universale. Al posto della O c'è il simbolo Dell'infinito. dell'infinito. E la E finale è rigirata con un punto esclamativo e vuol dire è Ah, ok. universale, l'amore infinito esiste ed è unico, è uno soltanto. Che è l'opposto di quello però che hai portato prima, Sì, cioè sì. l'amore, lì c'era un amore violento, un amore Sì, che un poi amore di. diventava qualcos'altro, no? Che poi Esatto, veniva esatto. Però volevo tradito. dare voce ad una donna innamorata, felicemente sposata. Una Oh, relazione sana, etero, perché sana, ci sono anche e quelle. ci sono anche quelle, che si parla sempre delle cose brutte, non si parla mai delle Eh cose sì, è belle. vero. E quindi volevo portare a teatro questa testimonianza che, così come è stato per Sposa Rabbia Giantonacci, è in realtà la raccolta di tutte le donne che incontro strada facendo nella mia vita, no? C'è chi mi racconta un'esperienza, chi un'altra. Poi io sono abbastanza curiosa nel conoscere le persone, cioè mi piace Sì, perché poi ogni parlarci. persona c'ha una storia veramente, Sì, c'è una storia, cioè capito? sembra Una una volta. banalità, però ogni persona veramente c'ha, se inizi a raccontarti è un mondo a parte. Ma bisogna tornare a raccontarsi, a incontrarsi, a vedersi. Io dopo un po', dopo quattro messaggi scritti e uno vocale che dura due Mamma mia, minuti, sì, ho esatto. un attimo di. Sei la Non sindrome risponda più. da WhatsApp. Senti Milena, ma cosa significa per te recitare? Ne parlavo l'altro giorno, se domani venisse uno e dicesse Milena Mancini, basta, non puoi più recitare, basta. No, Non lo posso fare più? basta. È così, o continui a vivere Però oppure. magari sono la persona sbagliata alla quale chiederlo perché io mi reinvento Ah, sempre e quindi poi non proprio sono una dici. cosa sola, nel No, senso però dico, è che una cosa. io sono convinta che quel tipo di amore che puoi mettere per Lì. una cosa può
puoi anche portarlo in un'altra forma d'arte, in un'altra cosa. Cioè, l'importante è che tu non smetta mai di creare arte e amore e Quindi se devi. arriva quel signore lì, tu gli dici, vabbè, non c'è Va bene, problema, metto a raga. scolpire. Cioè, Milano Ancili che demolisce qualsiasi cosa. Sono deleteria. Basta, fine, Sono così. la vasta peggior Il nemica. gioco Non mi demolito in chiamare. 30 Forse è secondi, per questo proprio. che mi scrivono solo messaggi, però sai, Esatto, Andre? perché così almeno non ci hanno Mi sa di la sì. rete. Senti, Milano, tu però quest'estate hai anche avuto un'esperienza di cui possiamo dire il titolo, il regista e che esperienza è stata, perché poi non possiamo dire altro, Poco poco possiamo però. dire. Vabbè, il Il sequel di titolo, Ferie un altro d'Agosto, che è un altro Ferragosto Ferragosto di Paolo di Virzì. Paolo Virzì. È stata un'esperienza breve, intensa, divertente. Che tu non conosci, hai mai conosciuto Paolo Virzì, mai? No, non l'avevo mai conosciuto. Sempre amato, Sì. ovviamente. Se potessi scambiare, come dire, parte del mio percorso, sicuramente all'interno di questa, di questo cambio ci sarebbero molti film di Paolo Virzì. È stato un incontro. Paolo no, è un tipo di regista molto umano, nel senso che con poche parole all'interno di un set complicatissimo con una troupe spettacolare ma numerosa, poi comunque d'estate sotto il caldo, in una situazione anche diciamo fisicamente faticosa, Provante. lui arrivava. Ti dava quelle semplici indicazioni, costruiva la scena, si provava e poi si è girato. Ed è una maniera di fare che rispetto magari ad altri registi che tendono a spiegarti, lui è molto più semplice e diretto. E questo per me è stato interessante da testare. Perché essendo una donna molto pratica, trovarsi un regista pratico è stato Esatto, sicuramente perfetto. l'incontro Uno della dice vita. così, 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 a Mancini la Esatto, fai contenta, io vado, a sono posto, va, contenta, tipo le capito? Ma istruzioni. perché se mi mentalizzi troppo le cose alla fine sono Eh semplici. sì, è vero. E poi Cioè, soprattutto perdono il significato se ne le analizzi sgonfi, troppo. Eh capito? sì, Come è fai a vero. descrivere un'emozione? È Cioè, come vero. fai a dire devi interpretarla così, 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 come se fosse? No, Certo. perché a volte sono quei registi che ti dicono pensa a questa cosa o come se fosse così. No, invece fammela così. E basta, e Punto, così via, io è, vado, dai, azione, anche a via. voi. Senti Milena, da chi hai imparato di più come regista? Ci sono dei registi a cui hai rubato, hai preso rispetto ad altri? Senza fare torti, non è che è Allora, una classifica. no, 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 te lo dico come me lo ricordo, senza che l'ordine abbia un valore. Con Ivano De Matteo sicuramente ho imparato la musicalità del personaggio. Con Virzì la semplicità. Con Gabriele Muccino, una cosa che mi sono riportata dalla danza è il corpo e la relazione che il corpo ha con la macchina da presa. Perché Che è Gabriele, essendo un tipo di fondamentale. regista che lavora molto sui piani sequenza, è chiaro che dovevo, cioè, dovevo come dire, riportarmi quella capacità di sentire la macchina da presa sempre. Con I Fratelli di Innocenzo è stata un'immersione, cioè un tipo di recitazione che ti immergono in un contesto all'interno del quale non ti puoi esimere di essere a tono con quel contesto. Ah, Perché se ok. sei fuori tono lo senti subito, cioè nella casa che c'era nella Terra dell'Abbastanza era evidente il tipo di tono che dovessi avere io, era Ok, evidente cioè la dovevi ritmica che accordarti dovesse, per ti usare devi un verbo. accordare a quello che è intorno. In quel caso lì c'era Massimo Cantini Parrini che fece gli abiti, che comunque erano. Io mi ricordo che ho avuto questa prima esperienza e unica con lui, che sono andata a fare le prove e io avevo l'armadio del personaggio. Guarda, bellissima. Cioè, Fantastico. dicevo, guarda, questo è tutto per il tuo personaggio. Poi capiremo, anche in base alle location scelte, Il vestito che no, doveva che il mettere, vestito da mettere e cosa fantastico. mettere, sì. Che E meraviglia. Michele Vannucci invece è stato molto più documentaristico, nel senso che Il più grande sogno è stato figlio di un lavoro molto lungo, molto documentaristico, molto, come dire, cioè lungo a livello di tempo, non mi era mai capitato. Noi abbiamo impiegato più o meno 2 mesi a girare quel film, che da una parte sembra un lusso, dall'altra è Dall'altra stato proprio un per investimento certo personale di su quel tempo. tipo di argomento, capito? Assolutamente. Oggi che spettatrice sei? Cosa guardi? Ultime folgorazioni? È Allora, io da sempre non posso guardare i film horror, proprio giusto, è giusto, neanche mi io li dispiace, guardo ma io quelli. mi metto paura, ancora non No, no, neanche io riesco. proprio E sono impazzita per il film di Paola Cortellesi, il non. nuovo. Ah, c'è Sì, ancora che domani. non avevo capito dal trailer
il tipo di scelta, anche di lessico e di recitazione. Ho detto, ma non capisco, sai quando guardi una cosa e non riesci a capirla? E poi quando sono andata, ho avuto l'opportunità di vederlo in anteprima, ovviamente in sala, che consiglio di andare a vederlo in sala e di tornare nelle sale cinematografiche per godere, ed è una restituzione della psiche femminile nei confronti di una problematica che non viene affrontata con le lacrime, ma con grandissima ironia. Cioè, È vero, infatti è anche un film spiazzante in sì, alcuni è punti perché. spiazzante, però ti rende orgogliosa di essere una donna, ti rende orgogliosa del fatto che ci sia una donna dietro la macchina da presa, che non solo sia dietro la macchina da presa, è anche davanti. E quindi lei ha diretto e si è autodiretta e ha anche scritto, insomma, è un bellissimo Sì, progetto. assolutamente. Senti Milena, per chiudere, i tuoi figli vedono quello che fai tu, Vinicio e. Sì, e mi controllano l'outfit. Allora, Ah oggi sono sì? uscita prima che uscissero da scuola, per cui non so se sono diciamo, se sono Ok. giusta, Ma i figli però. tipo Mia l'hanno visto, Sì, no? Ah sì? come no? Sì, l'ho portata in sala. Eh beh, E? sì, dai, tornavo a casa ogni sera, mi chiedono: mamma, quanto hai pianto oggi? Mamma, e cosa hanno detto? No, sono curioso perché quello è un No, test. no, Poi sono loro hanno rimasti un'età, molto insomma. colpiti, credo anche per il processo attraverso il quale vedere delle storie sullo schermo o a teatro ti permettono di giudicarti, di autogiudicarti. Sono rimasti colpiti dal personaggio di Marco, il fidanzato, cioè il ragazzo il quale si innamora mia. Certo, il bullo, Sì, bullo, sì, che dice, poi. cioè, ma lui però si è comportato così, allora ma perché babbo, nel senso Vinicio, cioè perché babbo non l'ha ammazzato? Che è quello che mi sono chiesto anch'io, però anzi dice spara, spara alla fine. Dice, perché Edoardo non l'ha ammazzato? Però vi seguo, Sì. insomma, vi seguo. Noi li Che è uno portiamo, sì, sguardo. li portiamo, ma sai, considera che loro quando erano piccoli guardavano, non andavano a dormire se non guardavano almeno una volta il buono, il brutto e Ah, cattivo. vabbè, quindi sono stati Cioè. cresciuti bene, Poi diciamo. hanno avuto un momento in cui invece si sono completamente distaccati e noi lo abbiamo rispettato questo momento. Poi è cominciato il periodo delle serialità, che però sceglievano loro, ovviamente monitorate, Certo, no? guidati in minimo. Però hanno comunque ognuno due gusti completamente diversi. Il più piccolino, pazzo dello stile, del look di mercoledì. E invece il più grande della serie sul football, che non mi ricordo il titolo, c'è cioè praticamente questo Ah, allenatore che certo, come arriva ad no? allenare Ted questa Lasso, Ted squadra, Lasso. Ted Lasso, Ted sì. Lasso, sono 3 stagioni. Esatto, più capito, umano, empatico, l'altro più sullo stile, però sono divertenti, è bello vedere i loro caratteri attraverso le scelte che fanno, Immagino poi rivedersi attraverso gli occhi. Prossima volta che ci vediamo? no? Dove ci Dunque, Bari, vediamo? Venezia, Roma, boh, vediamo, dai, troviamo una tua. Vabbè, Cannes, Milano. andiamo a Berlino. Dai, Berlino Dai, ci vediamo a sarebbe Berlino. bello. Milena Mancini all'Hot Corner, Grazie grazie, sempre, grazie. Andrea.